Siamo con il neo sindaco di Fiumicino Mario Baccini. A poco più di un mese dalle elezioni, la città sta vivendo oramai la sua stagione balneare. È una stagione importante, di vitale importanza per tutta l'economia del territorio. Giovedì si discuterà della questione anche alla Pisana. Quali sono i progetti su cui sta lavorando la nuova amministrazione per tutelare la costa? Ma intanto ci sono progetti a breve termine, quindi immediati, interventi che stiamo mettendo in campo e ovviamente progetti a medio e lungo termine. Quelli immediati sono intanto di far partire la nostra stagione in collaborazione anche con la Regione Lazio, con la quale abbiamo già fatto degli incontri per dotare le nostre spiagge di servizi adeguati e dall'altra parte anche con l'ASL. Ho fatto già degli incontri e abbiamo definito anche degli interventi per la sicurezza nelle spiagge sanitarie. Quindi sono due cose che partiranno immediatamente. Nell'ambito di un progetto Estate Sicura. Estate Sicura, ho parlato con il comando dei vigili urbani, quindi della polizia locale. E stiamo facendo un monitoraggio e faremo un monitoraggio, un controllo insieme alle forze dell'ordine di tutto il nostro litorale proprio per evitare l'assalto alla diligenza. Come sapete, nei weekend siamo letteralmente invasi dai turisti quotidiani che, tra l'altro, non lasciano grandi economie nel nostro territorio, ma lasciano tanti problemi comunque. Dai rifiuti a tante altre questioni di sicurezza, di parcheggi, di cose del genere. Quindi i nostri uffici, oggi ho fatto un incontro proprio questa mattina con l'assessore e vice sindaco ai lavori pubblici, con gli uffici e stiamo valutando anche l'idea del numero chiuso, perché noi adesso ci vuole un ingegnere del traffico, della mobilità che farà uno studio. Perché il nostro territorio può ospitare un numero di persone e di macchine per garantire sufficientemente la sicurezza e l'accoglienza, quella di un certo livello di qualità, ma non possiamo prendere tutte quelle macchine che bloccano il traffico, l'emergenza e quant'altro. Quindi stiamo seriamente valutando di fare dei parcheggi di scambio con delle navette che poi, una volta arrivata a quel numero di automobili che possiamo ospitare fisicamente, entrerà in campo una iniziativa che sia di tutela anche dei residenti e di tutti coloro che vivono nelle nostre località. Per quanto riguarda i progetti a medio e lungo termine, invece, li stiamo portando avanti sempre con la Regione, ma anche con i nostri uffici. Tutti i discorsi del waterfront, che sono ovviamente la nostra ambizione di dotare cioè 24 km di costa di strutture e infrastrutture necessarie affinché Fiumicino diventi una straordinaria città. E su questo già ci sono progetti preliminari, poi ci confronteremo ovviamente anche nelle commissioni consigliari e con il Consiglio Comunale proprio per avere una visione condivisa anche di quello che dobbiamo fare. La mobilità delle persone e delle cose è uno degli aspetti importanti perché a Fiumicino siamo all'anno zero, insomma abbiamo delle difficoltà a immaginare una città che si candida a essere una delle città più importanti non solo d'Italia ma d'Europa. Ma per fare questo dobbiamo adeguare i servizi e rendere la vita più agevole soprattutto ai residenti, le scuole, i servizi, le infrastrutture, tutte quelle questioni che sono di primaria necessità. Ha parlato appunto di condividere tutte queste iniziative in Consiglio Comunale. In 5 anni di opposizione voi avete criticato proprio questo alla vecchia maggioranza, cioè proprio quella di non portare all'attenzione della città e del Consiglio i grandi cambiamenti che ha messo in atto. Alla luce di questo, allora, qual è la nuova parola d'ordine? Quale sarà la nuova parola d'ordine all'interno dell'Aula da parte della Intanto abbiamo un ufficio di presidenza, il presidente Roberto Severini, al quale faccio i miei auguri perché ci sono funzioni diverse, c'è la funzione
dell'esecutivo, della giunta e poi del consiglio comunale, delle sue articolazioni. Ecco, noi faremo esattamente il contrario, spero che questo avvenga tra i gruppi per non solo condividere le azioni di indirizzo sul programma, ma soprattutto condividere anche iniziative che siano patrimonio comune della città, no? Quindi patrimonio comune significa che ci sarà sicuramente una condivisione sull'intermodalità, sulle questioni di natura urbanistica, di disegnare la Fiumicino del futuro, ci saranno condivisioni anche sulla mobilità, sull'intermodalità, quindi la metropolitana, il Piper Mood, abbiamo anche sul turismo molte iniziative come la realizzazione di un'agenzia comunale con un partenariato anche privato che possa rilanciare il brand di Fiumicino, far cioè rimanere, no, tutte quelle persone che oggi vengono a visitare la nostra città non solo una notte ma anche due notti, tre notti. Questo significa un aumento consistente delle nostre potenzialità. Valorizzare ovviamente tutta la parte agricola, non dimentichiamo che Fiumicino sì, è una città di mare, ma è anche una città agricola. La nostra agricoltura va sostenuta e potenziata, rendere la città più bella oggi utilizzando quello che di buono c'è, insomma, costruire. Noi non siamo per demolire, ma per costruire. Se troveremo qualcosa di fatto bene, aumenteremo la gettata delle cose che sono state fatte. Quindi questo è il nostro punto di vista, una città interattiva, la classe dirigente del nostro comune, la maggioranza e opposizione, credo che troveranno, a differenza del passato, appunto, tavoli comuni su cui confrontarsi. Poi ovviamente noi, se il confronto sarà un confronto leale, un confronto aperto, noi accetteremo le proposte che vengono anche dalla minoranza o dall'opposizione, ma insomma sulle grandi scelte della città credo che sia auspicabile che ci sia una condivisione. Un'altra grande critica mossa dall'attuale invece opposizione riguarda l'assessorato alla scuola. C'è chi dice che è stato cancellato, c'è chi ci dice che un delegato non basti. Perché questa scelta di cancellare, anche se fosse il termine sbagliato, l'assessorato alla scuola, visto che l'altro giorno proprio ha avuto un incontro con Città Metropolitana, essendo veramente un punto importante per lo sviluppo della città e del futuro dei giovani della città? Guardi, su questo voglio essere chiaro, insomma, qui non è stato cancellato niente, anzi, se caso abbiamo raddoppiato l'attenzione, che il sindaco trattenga a sé le sue competenze, perché le competenze sono tutte del sindaco, poi il sindaco si avvale di collaborazioni assessorili, insomma, no, e delega su alcuni specifici. Su temi sensibili come quelle della scuola, delle politiche della scuola, che sinceramente abbiamo limitato, non solo l'opposizione a che si riferisce, insomma, non abbiamo visto che negli ultimi anni sui temi della scuola ci sono stati proteste e proteste, una assenza di condivisione con i cittadini, con i nostri studenti, insomma la scuola che non esiste, insomma, in termini di soddisfare i bisogni dei nostri, della comunità scolastica. Quindi ho trattenuto a me la delega della scuola e mi sono avvalso anche di un collaboratore di primo piano, anzi lo ringrazio per aver accettato questo compito, al professor Tasciotti che coaudia con me nelle iniziative anche scolastiche, proprio perché sulla scuola voglio occuparmi direttamente, perché è un tema che ritengo prioritario. Quindi addirittura non abbiamo cancellato niente, abbiamo raddoppiato l'attenzione, così come sul demanio abbiamo messo una lente molto importante, insomma, perché il comune è stato completamente assente in termini di risposte, di indirizzi. E sulla scuola, sul demanio e su altri temi sensibili come la pianificazione urbanistica ritengo che il sindaco debba intervenire in prima persona una volta che ha normalizzato questi temi e questi argomenti, possa sicuramente delegare.
Nel suo discorso programmatico il giorno del primo consiglio comunale ha rielencato i 12 punti della sua campagna elettorale. Può farci un podio dei primi tre interventi su cui effettivamente si comincerà a lavorare tra i 12? Beh, alcuni ne abbiamo parlato da subito. Io subito siamo intanto intervenuti per tentare di fare una verifica puntuale sulle disponibilità che abbiamo. Ci sono i miei collaboratori che stanno studiando il bilancio, quello che veramente abbiamo ereditato dalle precedenti amministrazioni, per certificarne poi le verità. Da quello partiremo. I temi della scuola sono importanti perché stiamo lavorando da subito con l'area metropolitana. Dopo qualche giorno, ricordava prima lei, c'è stato un incontro, quindi sulla scuola noi riteniamo che sia fondamentale mettere subito un'attenzione particolare, così come sui trasporti. Anche i trasporti dobbiamo riorganizzare tutto il sistema. E poi il decentramento amministrativo è avviata con il Presidente del Consiglio Severini e gli assessori competenti. Stiamo lavorando per un decentramento amministrativo affinché tutte le località del Comune, nelle loro diversità, diventino e si sentino parte integrante della nostra città. Decentramento significa avvicinare i servizi alle persone, non viceversa. E sulla sicurezza anche stiamo lavorando in maniera significativa, e in questi giorni stiamo portando avanti tutti i temi del turismo, dell'agenzia per il turismo, il nuovo brand di Fiumicino, che sono gli argomenti che noi riteniamo importanti. E poi tutte le cose che anche sulla sanità abbiamo avviato, una serie di incontri. Mercoledì incontrerò qui a Fiumicino il direttore generale dell'ASL, perché parleremo di servizi sanitari, del pronto soccorso, della ospitalità. Ho incontrato i dirigenti di ANAS per le infrastrutture, proprio ho dato degli opt-out anche sul viadotto, perché i lavori devono continuare spediti e non a singhiozzo. Abbiamo programmato una viabilità alternativa, dobbiamo essere pronti anche a dare delle risposte. Quindi la macchina organizzativa si sta formando, deve essere una macchina organizzativa in grado di sostenere i progetti, i 12 punti che noi abbiamo stabilito, che porteranno Fiumicino a diventare una città importante per chi vorrà investire, ma soprattutto importante per chi ci vive. Ringraziamo il sindaco. Grazie. Per la disponibilità. Grazie mille.